Dottoressa Colizza, perché quello che ha chiesto la dottoressa Masiero per i suoi dipendenti a sue spese non è possibile ottenerlo? Il vostro mondo, il mondo scientifico è diviso sul tampone a tappeto. Perché? Ma allora, perché se noi facessimo adesso il tampone a un gruppo di persone e risultasse negativo, questo non ci darebbe la sicurezza che queste persone poi non andrebbero a infettarsi. Sono negative oggi, ma domani magari venendo al lavoro potrebbero infettarsi sull'autobus. Però Quindi ci scusi, sarebbe un certo numero. quelle che invece risulterebbero positive le potremmo mettere in quarantena. Senz'altro, però il problema è anche una questione di risorse e di capacità diagnostiche. Si discute molto dei tamponi, probabilmente perché si fa riferimento a un caso che è molto unico, che è quello della Corea del Sud. La Corea è riuscita, sta riuscendo, perché ancora non è terminato, a controllare l'epidemia, ma cominciando da subito con 25, circa 15.000-20.000 tamponi al giorno. La Corea però poteva farlo perché aveva dei tamponi test rapidi che aveva sviluppato a seguito dell'epidemia di MERS del 2015, quindi era l'unico paese al mondo probabilmente preparato per fare questo. L'Italia o altri paesi europei non ce li hanno, non sono preparati per poterlo fare su larga scala. E in più c'è stata anche una grossa collaborazione della popolazione, anche con misure probabilmente un po' controverse, dell'utilizzo di GPS che tracciavano le persone infette, per cui io andando per strada sapevo se accanto a me ero una persona infetta oppure no. Questo è stato come la Corea ha gestito l'epidemia.